non abbiamo visto gol per due partite, ne vedremo quattro adesso, il successo della Roma sul Perugia. A te Galeazzi. Eccomi Valenti, è stata una bella partita, erano anni che la Roma non usciva dal campo di gioco sotto gli applausi del pubblico, bisogna dire che questi applausi la Roma se li è meritati perché ha giocato una partita veramente gagliarda, una partita continua e con molto agonismo. Cosa dire del Perugia? Apparso fin troppo slegato, Paolo Rossi l'attacco era troppo solo per poter mettere in difficoltà una difesa zona, quella giallorossa, abbastanza ordinata e attenta agli attacchi perugini. Noi abbiamo 4 gol da mostrare, abbiamo anche il rigore mancato da Paolo Rossi nel secondo tempo, dato con troppa forza e generosità da parte dell'arbitro Casarini, ma ecco il primo gol, salta Pruzzo, c'è una situazione forse di tramartira e per malizia non c'è nulla da fare, l'1-0, siamo al 28esimo del primo tempo, vedete che i perugini si guardano, ma intanto la Roma è passata in vantaggio, e ora c'è 2 minuti più tardi un'azione del Perugia, e Bagni che va via sulla destra, un po' volontosamente mette la palla al centro, esce Conti, non trattiene, c'è Paolo Rossi, ma poi la difesa giallorossa si libera molto bene. Qui siamo all'inizio della ripresa, sono trascorsi appena 34 secondi, va via sulla destra Bruno Conti che di destra mette al centro, guardate il grandissimo gol di Benetti di sinistra, un gol da coppa quello di Romeo che ha fatto vedere una bellissima partita oltre a questo gol. Qui c'è il fallo di mano di Frosio, è il rigore per la Roma, siamo al 15esimo del secondo tempo, è il 3-0. Esultano i tifosi giallorossi, ecco vedete il gol, rigore mancato da Paolo Rossi, palo a Paolo Conti, poi ancora Rossi, ma Conti si oppone molto bene, non c'è stato nulla da fare per il Perugia nel secondo tempo, la Roma fin troppo attenta, una festa giallorossa questa contro il Perugia. Ora vedete l'ultimo gol ancora Benetti, grande protagonista della giornata, che mette sulla sinistra per Giovannelli, sbaglia qui la difesa perugina e Ancelotti a botta sicura porta a 4 il risultato della Roma. Fiaccolata finale, una fiaccolata olimpica, una partita meritata da quella della Roma che ora è seconda insieme alla Juventus, seconda in classifica, la squadra di Lidl si sta comportando veramente molto bene. A te Valenti.